Buon salve a tutti, io sono Roberta e come potete vedere sono in un posto diverso dal solito, questo perché sono in Sardegna in vacanza per trovare anche la mia famiglia e quindi sono in una piccola casettina in affitto. È anche per questo che non mi vedete così attiva sul canale, ma in realtà mi è arrivata una domanda su Curious Cat, un social in cui possono arrivare domande in anonimo, che mi chiedeva un video in particolare che io avevo già intenzione di trattare però in maniera molto più scialla, tipo in una live. Ma visto che siamo qua, perché non trattarla in maniera più informale e quindi fare un video leggerissimo di conversazione? Ed eccoci qua, vi leggo prima di tutto la domanda, così introduciamo il discorso e andiamo per gradi. Ciao Roberta, ho una richiesta per un video, se per te va bene trattare l'argomento. Oppure mi accontento di una risposta qui senza problemi. E invece il video è arrivato. Mi piacerebbe molto sentire il tuo parere approfondito sulla questione strega eclettica. Tendo molto verso questo tipo di pratica, ma allo stesso tempo non vorrei oltrepassare i limiti della coerenza spirituale e soprattutto della protezione culturale. Ovviamente le pratiche e i culti chiusi sono off limits. Ma oltre a questa regola di base, cosa senti di consigliarmi per seguire un percorso eclettico valido? E in questo argomento rientra il concetto di archetipo delle divinità? La domanda è molto molto particolare perché va ad approfondire determinati discorsi che secondo me sono importanti quando si parla di eclettismo. Andiamo prima però a definire cosa sia una strega eclettica. Questo percorso è in realtà un miscuglio di più elementi, fa parte della magia del caos di cui parleremo più avanti sul canale, quindi per adesso ve la butto solamente lì come piccola informazione, ma in sostanza si occupa di studiare svariati temi e rielaborarli in chiave personale per adattarsi alla nostra pratica e ai nostri moralismi. Quindi per esempio una strega eclettica potrebbe venerare Dioniso e Loki, che sono di due pantheon completamente diversi, ma senza andare a scomodare delle divinità potrebbe prendere delle tradizioni della Campania e delle tradizioni invece della Russia. Ma ovviamente fare un miscuglio di tutto, un po' un minestrone o come qualcun altro mi ha detto il supermercato delle cose, talvolta non va bene perché, come potete già ragionare da soli, il limite, il varco con la protezione culturale o comunque la coerenza di pensiero è molto labile. Come diceva la persona della domanda, è ovvio che le culture chiuse, come per esempio l'udù e il voodoo, non devono essere approcciate da una cultura eclettica se non si è parte di quella cultura. Questo per rispetto delle persone che la praticano, della cultura stessa, della religione in generale, ma anche di noi stessi. Ma anche se parliamo per esempio di culture occidentali aperte, come per esempio il pantheon greco piuttosto che quello romano, celtico, norreno, è comunque talvolta difficile conciliare diverse sfumature del nostro pensiero. Ovviamente non voglio dire che non bisogna studiare culture chiuse piuttosto che leggere tutto un po', anzi è super consigliato ed è una cosa che dovreste fare sempre per cultura personale ma anche per capire come ragiona il mondo oltre a voi. Conoscendo il prossimo impareremo anche a conoscere noi stessi. Quindi ovviamente non vi sto dicendo di non studiare le varie culture a voi non appartenenti o di non studiare le culture chiuse, semplicemente di farlo con coscienza. Perché voi non potete per esempio dire di praticare stregoneria, di essere adepti del Baron Samedi perché vi è apparso in sogno, se non avete una cultura Udu, degli Wa, degli Orisha, che vi possa sostenere, ma soprattutto non ci sia stata la conferma, perché in quelle culture c'è una conferma di quello che hai visto nel sogno. Non mi voglio dilungare più di tanto nel video, quindi vi lascio qua sotto il link alla pagina Instagram Dance of Oya, che è un influencer che fa una fantastica divulgazione per quanto riguarda i culti afrodiscendenti. Ma torniamo a noi un attimo. Prendendo, come dicevo prima, ad esempio i pantheon occidentali aperti, se si prendono divinità di diverso archetipo, e adesso andiamo anche a dire cosa vuol dire, non vediamo tante diversità. È come prendere un pantheon con divinità diverse, come ad esempio prendi l'Afrodite greca e poi prendi il Loki norreno. Afrodite è una dea dell'amore e della bellezza, mentre Loki è il dio dell'inganno. Vanno a ricoprire due ruoli ben diversi. Quindi, seppur entrando in due culture molto differenti che bisogna studiare prima di praticare, ovviamente,
comunque non vediamo uno scontro fra le due figure. E invece è più interessante andare a vedere il discorso dell'archetipo, che quindi iniziamo adesso, quando ci sono due figure molto molto simili, una dell'ispirazione dell'altra. Parliamo per esempio di Afrodite e Venere. Afrodite nasce come concetto di divinità molto prima a livello socioculturale, ovviamente, perché è dell'antica Grecia, e poi va a fondersi con altre divinità locali italiane, come per esempio quelle etrusche, per dar luogo a quella che in Roma veniva chiamata Venere. Quindi entrambe sono dee della bellezza e dell'amore, ma hanno due storie completamente diverse, due metodi simili di potersi rapportare a queste due dee, ma anche differenti. Ma essendo due dee dell'amore e della bellezza, hanno lo stesso archetipo e quindi dovresti iniziare a farti delle domande a riguardo. Che cos'è l'archetipo? L'archetipo è un genere a cui possono aderire divinità di svariati pantheon, che fa, insomma, capire, dare un'identità peculiare a queste divinità. Per esempio, un archetipo è quello del dio cornuto. Ci sono svariate divinità cornute, come per esempio Pan o Bucca, e tutte ridanno allo stesso archetipo, ma non sono la stessa divinità a livello almeno socioculturale. Così come Venere e Afrodite hanno entrambe radici nell'archetipo delle dee della bellezza e dell'amore. Però nel momento in cui si lavora con due pantheon differenti, bisogna chiedersi perché lo si fa. Perché comunque noi arriviamo da una cultura in cui c'è solo una religione per una persona, non puoi avere tante fedi. E invece vediamo tante persone streghe online che venerano diversi pantheon, quindi hanno diverse religioni inchiuse in sé. Quindi, per esempio, una persona che prega il pantheon greco e il pantheon norreno segue entrambe le religioni, perché andrebbero anche ad escludersi a vicenda certe volte, oppure crede che ogni divinità di ogni pantheon che lei venera esista. Oppure dice, per esempio, che esistono delle energie con delle determinate peculiarità che vengono narrate diversamente durante il tempo. Perché nel primo caso, allora devi domandarti sull'eticità di avere due culti, due fedi differenti. Mentre nel secondo caso, allora vai proprio a dire: se prendo due culture molto diverse non vedo la differenza, ma per esempio il greco e il romano, due divinità dello stesso archetipo, sono la stessa divinità a livello energetico, quindi perché sono due divinità differenti a livello socioculturale e quindi come questo va a trasmettere, a tradursi nella mia pratica personale. Vi faccio un esempio pratico, ritornando all'esempio di prima. Afrodite e Venere. Se io aderisco al primo concetto, quindi credo in due fedi e ogni divinità di ogni pantheon esiste, io ho due altari, uno per Afrodite e uno per Venere. Se io credo nel concetto di energie archetipe, io invece ho un solo altare dedicato alle energie femminili dell'amore e della bellezza, e quindi che vanno a declinarsi anche in Venere ed Afrodite. Capite che sono due ragionamenti concettualmente molto differenti, che però vanno sempre ad indicare un eclettismo della pratica. Quindi non c'è neanche un ragionamento unico da poter sviluppare e non c'è neanche un giudizio. Quando si parla quindi di eticità del percorso eclettico, bisogna farsi diverse domande in base a quello che si va a trasporre. Per esempio, io personalmente non apprezzo chi prende dei presunti segnali da diverse divinità e le traduce in una pratica eclettica senza conoscere bene la cultura, senza capire che certe volte c'è bisogno di una conferma e che non sono veramente quelle divinità, cioè non sei al supermercato. Peggio ancora, proprio per quanto riguarda il supermercato delle divinità, quelle che semplicemente dicono: ah, ok, d'ora in avanti prego questa e quest'altra divinità. Ok, ma la divinità cosa ne pensa di tutto questo? Non è che se a te da piccola piaceva Poseidone per colpa di Percy Jackson, allora puoi diventare una sacerdotessa di Poseidone. C'è tutto uno studio dietro, ma soprattutto una relazione con una divinità. Ma poi, parlando di etica, proprio il ragionamento deve essere di base, cioè prima devi chiederti come concepisci tu il mondo e poi vedere come puoi esternare questo tuo pensiero, non il contrario. Non si sceglie prima la fede e poi ci si fa domande, perché molto molto spesso quando succedono queste cose si ricade in un indottrinamento purtroppo involontario. Quindi partite da voi stessi, fatevi delle domande su come concepite voi il mondo, le divinità, le religioni, i culti,
Fatevi una cultura personale, andate a studiare vari pantheon, poi datevi delle risposte e andate a capire quello che fa per voi. Non è detto che magari voi ragionando a mente fredda pensate che il pantheon celtico faccia per voi, poi il pantheon celtico effettivamente vi risponda e vi voglia, perché c'è anche questo aspetto da tenere in considerazione. Ma comunque avrete fatto chiarezza in voi stessi. L'eticità di un percorso non è solamente rispettare il prossimo, quindi per esempio le culture chiuse, ma rispettare anche tutto quello che c'è stato dietro di noi, il funzionamento dei culti delle religioni, capirli appieno e capire noi stessi, perché spesso e volentieri è qualcosa che secondo me manca alla base. Le persone scelgono prima la religione e poi scelgono se stessi. Per quanto riguarda invece l'eticità di prendere svariati incantesimi o pratiche da diverse parti del mondo, lo affronteremo meglio nel video della Chaos Magic, ma per adesso vi dico questo. Secondo me ha senso farlo solamente se abbiamo effettivamente un legame con quella terra. Io con la Polonia non ci azzecco nulla, quindi perché dovrei andare a prendere una fiaba, un racconto della Polonia e tradurlo nella mia pratica? Va bene, ci sta l'ispirazione, ma non il portare qualcosa di non mio dentro di me. Sarebbe proprio una forzatura del concetto. Quindi sì, rendiamoci conto che viviamo in un mondo globalizzato dove le informazioni sono sempre disponibili, ma che queste informazioni non per forza devono far parte della nostra cultura. Non per forza noi dobbiamo prendere ciò che è degli altri per renderlo nostro. Togliamoci dalla testa questo colonialismo intellettuale e andiamo a studiare noi stessi, le nostre radici, le nostre origini, per andarci a capire meglio e rendere la nostra pratica efficace. Perché è inutile mentirci, ognuno di noi ha dentro delle energie per colpa del sangue che abbiamo dentro, quindi non mentiamoci. Andiamo ad approfondire prima questo e poi le culture che non ci appartengono. Poi magari 1000 anni fa avevate degli antenati che facevano parte di quella cultura e avete il richiamo proprio da quella cultura. Però prima andiamo a vedere quello, il nostro giardino e poi il bosco di fianco a casa, ecco. Quindi siamo arrivati a fine video, che potrebbe sembrare molto lungo e inconcludente, in realtà dà molti spunti di riflessione secondo me su cui poter ragionare. Ditemi nei commenti cosa ne pensate e soprattutto, visto che non lo faccio mai, vi ricordo di iscrivervi al canale nel caso non lo foste già stati e di lasciare un mi piace. Oltre a ciò, nulla, io vi saluto dalla Sardegna, vi mando un bacione e noi ci rivediamo in un prossimo video che non so quando sarà. Fino ad allora, ciao ciao bimbi belli! Gnaffo!